E la situazione è pesante perché fisicamente non si regge. Il comune di Torricella, le sue frazioni senza luce, senza acqua e senza servizio telefonico. Sbotta l'amministrazione guidata dal sindaco Daniele Palumbi dopo le innumerevoli telefonate tentate all'indirizzo di Telecom da una parte e di Enel dall'altra, con un pellegrinaggio quotidiano da e verso la prefettura, come tutti gli altri sindaci, alla ricerca di spiegazioni e risposte mai trovate. Il 100% del territorio era completamente al buio e completamente senza riscaldamento. Senza servizio telefonico? Il servizio telefonico, questo è ancora gravissimo perché la Telecom non li vedo, non vedo le macchine della Telecom e non credo che riusciranno a breve a sistemare i tanti pali e i cavi che si sono rotti. Ma l'atteggiamento peggiore, secondo Palumbi, l'avrebbe avuto Enel. Io devo dire che l'Enel mi ha deluso perché comunque non avvisa i sindaci sui tempi di riparazione delle utenze. Sotto accusa l'assenza di comunicazione sui tempi di ripristino del servizio e l'assenza di chiarezza sull'entità del problema. Voglio dire, cittadini li abbiamo presi anche in giro perché comunque si dice giorno per giorno che vengono a sistemare i cavi, però poi puntualmente questo non viene. Se un sindaco non riesce a avere risposte, i cittadini allora sono davvero la frutta? Cittadini giustamente se la prendono anche con i sindaci, però io ho fatto il possibile, ma anche i miei colleghi hanno fatto tutto il possibile perché siamo stati quasi ogni ora, più volte al giorno, sia in prefettura sia direttamente sull'Enel. Il problema è che l'Enel non sta adempiendo a un loro dovere. Da qui le due ordinanze firmate dal sindaco Palumbi e in caso di inottemperanza il primo cittadino si prepara ad una battaglia giudiziaria. Cosa chiedono i cittadini? Ditemi quando torna la corrente. Io puntualmente faccio questa richiesta all'Enel. L'Enel non risponde, stiamo provvedendo, è una risposta troppo generica che non meritiamo.